Presentato questa mattina in sala giunta alla presenza dell'assessore alla scuola Anna Maria Palmieri, la rete territoriale di Napoli del progetto Farsi Comunità Educante, un'iniziativa nazionale finanziata dall'impresa sociale Con i Bambini, che nasce per potenziare ed ampliare l'accesso ai servizi educativi e di cura dei bambini da 0 a 6 anni nei territori di Reggio Emilia, Napoli, Palermo e Teramo. È un progetto, diciamo, a carattere nazionale, si rivolge ad alcune città, in particolare Napoli, Teramo e Palermo e Reggio Emilia, e insieme, diciamo, con l'intento di riqualificare le esperienze educative di queste città a favore dei servizi educativi e dell'aumento, diciamo, dell'iscrizione dei bambini nelle scuole, ma anche verso una cittadinanza attiva. Quindi i valori principali di questo progetto sono accrescere a partire dall'infanzia un valore di cittadinanza attiva attraverso le scuole e le sue associazioni e territori. Il progetto, che mette al centro lo scambio di esperienze e buone prassi sull'educazione alla prima infanzia per la costruzione di comunità educanti, vede capofila della rete napoletana l'Istituto Comprensivo Marino Santa Rosa di Ponticelli. L'Istituto Comprensivo Marino Santa Rosa di Ponticelli ha messo il proprio quartiere al centro di questa progettualità, e con il Comune di Napoli, con Atelier Remida e con Fondazione Reggio Children Loris Malaguzzi si sta realizzando una bella esperienza di curriculum verticale. Va detto che noi in quel territorio abbiamo scuole dell'infanzia comunali e statali e nidi comunali, quindi cominciare a parlare tutti insieme lo stesso linguaggio e coinvolgere i genitori, le madri in particolar modo, nel percorso di crescita dei propri figli è lo scopo finale del progetto, perché come dimostrano le ricerche internazionali, prima i bambini vengono immessi in contesti educativi, prima di più quei bambini sono protetti e tutelati dalla marginalità.